Salve a tutti i player che mi seguono. In questo video voglio farvi una breve lezione su quello che è il mio playstyle assolutamente preferito, ovvero l'assassination. E per farlo ho deciso di riassumere il tutto in tre logiche che hanno sempre funzionato per me non solo su League of Legends, ma in molti altri giochi. Diciamo che ho voluto tralasciare le cose ovvie, come cercare l'uno contro uno in quanto assassini o mirare i bersagli con meno resistenze. Vorrei andare un pochettino più nello specifico. E nello psicologico. Cominciamo subito dalla priorità. La priorità è una cosa molto importante su League of Legends, ovvero saper dare il bersaglio principale, il focus, ma qui stiamo dicendo una cosa leggermente diversa. La priorità è quel qualcosa che consente ad un assassino di essere il più utile possibile. In che senso? Beh, diciamo che giocare assassino ha come bello e brutto il fatto di poter one-shottare un bersaglio. Un solo bersaglio. Per questo è molto importante avere ben chiaro l'ordine in cui vanno uccisi i vostri avversari. Su League of Legends generalmente si mettono al primo posto i due carry, ma tutto questo sarebbe riduttivo per il concetto di priorità. In questo caso, ad esempio, a fare da padrone non è il fatto di bersagliare il carry o il tank avversario, ma la posizione che questi ultimi stavano mantenendo. Mano a mano che salirete di elo e aumenterete il vostro livello di gioco, i carry saranno sempre più bravi a scappare dagli assassini, perché abituati a giocarci contro. Di conseguenza, anche se uccidere l'AD carry avversario sarà sempre la mossa migliore per voi, non sempre riuscirete a mandarla a segno, perché interverranno altri mille fattori come la posizione dell'AD carry avversario, la quantità di peeling che il suo team gli sta offrendo, o magari da loro c'è una Fiora 10-1 che diventa la vostra assoluta priorità in quanto assassini del vostro team, piuttosto che la di carry avversario che magari sta facendo 1-3. Da questo momento in poi cercate sempre di avere chiaro chi dovete uccidere nel team avversario, cosicché potremo passare alla seconda logica di questo video, il sacrificio. Se gli assassini nei videogiochi sono conosciuti per la loro incredibile capacità di entrare in un combattimento, uccidere un bersaglio e fuggire, meno noto è il concetto di sacrificio per un assassin. Ovvero, diciamo che se non vi dovete preoccupare di andarvene da un combattimento, potrete portare a segno un'uccisione particolare. Questo perché deve essere un'uccisione molto importante per voi e per il vostro team. E qui mi vengono in mente mille esempi, anche solo la Fiora 10-1 di prima. La priorità di uccisione di un bersaglio del genere supera di gran lunga il fatto che voi dobbiate restare in vita. Non è importante, voi siete buoni ad uccidere un bersaglio, in questo caso Fiora. Lei è buona ad uccidere un esercito. Di conseguenza, l'uno per uno in questo caso è più che worth. E poi, beh, pensate già solo ad un Baron. Se riuscirete a one-shottare il jungler avversario, vi sarete assicurati uno degli obiettivi più importanti del gioco. Ma vediamo ora l'ultimo caso che rimane. Voi non siete particolarmente fiddati, o comunque il vostro AD carry è a sua volta molto fiddato. A questo punto arriviamo alla cosiddetta guardia. Un assassino non offre precisamente peeling come un support, ma diciamo che può fare comunque un ottimo lavoro nel cercare di tenere in vita il più possibile il suo AD carry, uccidendo istantaneamente i diver del team avversario, gli altri assassini, insomma. Oppure fare pulizia di questi ultimi alla fine del fight, quando loro avranno utilizzato ogni loro risorsa per cercare di portare a termine l'uccisione. Parlando di priorità, quando i vostri carry hanno una priorità di uccisione molto alta, per voi gli assassini del team avversario avranno una priorità di uccisione altrettanto alta. E con questo, come sempre, buon game a tutti!